Ciao a tutti, bentornati sul canale di Mila Fanpage, sono Massimo. Oggi siamo qua per parlare della partita Napoli-Milan finita con il risultato di 2-1 per il Napoli. Il giorno dopo, come lo sto vivendo? Allora, premetto che la partita non l'ho vista perché ero fuori, però il mio amico Tommaso ha fatto la live del primo tempo, diciamo, si può dire metà live del secondo tempo. Però, vedendo gli highlights, ho visto che è stata una partita meritata dal Napoli, anche se un pareggio ci poteva anche stare, perché il primo tempo l'hanno dominato loro, fin lì non c'è storia. Dominato dal Napoli, infatti passano in vantaggio con un gol di Lorenzo Insigne, che all'inizio l'arbitro lo voleva annullare, poi ha visto la VAR e ha detto che il gol era vario. Quindi si passa al secondo tempo con. Si fa nel, beh, prima di passare al secondo tempo si va negli spogliatoi con Napoli in vantaggio, troppo ci dare. Secondo tempo invece ho visto che Milan ha fatto leggermente più occasioni. Il gol di Zielinski diciamo che è stato bello, possiamo dire bello, però molto di più bello il gol di Romagnoli, decisamente più bello il gol del nostro Alessietto. Poi mi ricordo il palo preso da Insigne sul rilancio di Reina. Insigne da solo con Donnarumma tira e prende il palo, non era lui. E lì ho detto: era Madonna, che come cazzo ha fatto a prendere il palo? Non si sa. Poi passa al raddoppio Napoli, appunto, come ho detto prima, con Zielinski. Un gol ha tirato sotto le gambe di Donnarumma. Ha fatto il 2-0. Poi verso il 90esimo, 91esimo, il Milan accorcia le distanze con un super gol di Romagnoli. Veramente un bel gol al volo. Complimenti adesso, secondo gol di seguito dopo quello con Sassuolo. Adesso parlando di cose non della partita, il Milan che. Scusate, Milan che perde un'altra partita contro la Pig. Dopo aver preso contro Lazio, Roma, Napoli, Juve, Inter, uguale Big, poi abbiamo preso contro Sampdoria. Quindi 6 partite perse, sconfitto nel programma iniziale. Vediamo di darci una svegliata perché se continuiamo così, né Champions né Europa League quest'anno. Tanto c'è la stampante che si sta ponendo da sola. Non so se si sentite un rumore, ma tranquilli che è la stampante. Esonerare Montella? No, ancora no. Credo che bisogna tenerlo ancora perché sennò i giocatori vanno nei casini. Perché la squadra sta iniziando a giocare bene, però peccato che i risultati non arrivano. Perché ogni volta che la squadra inizia a giocare bene, la partita dopo siamo contro una big, siamo stra sfigati. Giovedì abbiamo la Lazio a Vienna, speriamo di vincere così possiamo passare il turno da primi in classifica. E ci mancava solo che eravamo secondi sulla classifica dell'Europa League. Poi abbiamo il Torino, che è una partita molto molto difficile. Quindi ragazzi, questo video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su. Come vedete, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, sempre forza Milan!